bello è l'amuri, bello è l'amuri, è così forte che ti scoppia lo cuore. Bello è l'amuri, bello è l'amuri, quando ti piglia non ti baci campari. Santo Gioffrè, autore del libro L'opera degli ulivi, i quali ulivi rimandano un pochettino alle radici, alla cultura, alla tradizione e anche a quel dilemma che può avere un eco shakespeariano, cioè della difficoltà di trovarsi fra aderire a quelli che sono gli obblighi dei padri oppure scegliere una vita emancipata, autonoma. C'è una via di mezzo oppure c'è solamente la violenza e la morte? No, la via di mezzo è quella di riuscire ad affrontare le questioni non per forza con i metodi che noi abbiamo conosciuto, quantomeno con quelli che sono a volte state le situazioni che si sono vissute. In quel periodo, nel romanzo che io scrivo, io parlo di un periodo di 40 anni fa in cui avvenimenti, soprattutto nella piana di Gioia Tauro, le faide erano anche, o quantomeno più che faide per intendere, cioè la risposta ad un'offesa che si era ricevuta, tipo l'uccisione di un... si trattava a volte anche in persone che non per forza erano di origine zangatistica, c'erano due sole vie, era quella o di andarsene anche se si aveva, diciamo, una situazione economica buona, o se si aveva una riserva umana anche in un certo tipo, rispondere con la stessa violenza e con... È una cosa che certamente, diciamo, adesso non sono più così le fade, ma allora per certi aspetti questa cosa ci fu in tante situazioni di fade, che non erano per forza tra famiglie di 'ndrangheta. Nel mio libro io non giudico gli avvenimenti, non ho la capacità né la voglia né la forza di giudicarli, li descrivo dicendo quanto può essere anche devastante un pensiero e un modo di fare. D'altra parte però penso che a volte, se forse in quel periodo, in quella maniera, dopo che succedevano alcuni fatti di quel tipo, non si rispondeva, l'altra alternativa era quella di andarsene. Non giustifico, perché penso che non si giustifica mai una cosa del genere, ma io osservo i fatti e li descrivo, perché anche la capacità, penso, di uno scrittore è questa, perché altrimenti dire come principio che una cosa non si poteva fare, non si doveva fare o altre cose, bisognava dire, in un'assenza totale dello Stato, qual era l'alternativa. Un'ultima domanda, giusto? Le ho fatto una domanda più come uomo, come letterato, no? come scrittore. Si è parlato chiaramente durante la presentazione del libro di cultura, l'importanza della cultura. La cultura allude anche ai significati, al linguaggio. Ecco, in un periodo ancora oggi segnato fortemente dal populismo, dal nazionalismo, in cui c'è questo tipo di linguaggio appunto populista, la cultura, i rappresentanti di essa, che tipo di linguaggio devono usare? Quello della militanza, quello di dire che se noi vogliamo tornare indietro, appunto dobbiamo, e quello, il modo più sbagliato è quello di abbracciare questo tipo di ideologia, di idioma, di linguaggio, di porsi semplicemente le cose e non riflettere. Perché noi qui da noi stiamo rischiando, e siamo quelli che rischiamo di più in Italia, di essere emarginati. Noi rischiamo di diventare solo un mercato in cui tutto ciò che si decide nel nord Italia, qui riceve solo appunto la parte finale della spesa di coloro che consumano quello che loro ci mandano, anche nel campo delle idee, perché qui non si riflette più, qui non si pensa che la nostra questione è quella soprattutto di come si spartisce la ricchezza in Italia, non di vedere il sovranismo, perché altrimenti ogni regione diventa sovrana, diventa nazionalista, diventa, e non ne ricaviamo. Qui il concetto è di
catapultare quella questione. Qui in Italia c'è il fatto che c'è una frangia di 50-60 famiglie che controlla il 70% delle ricchezze. E finché noi lasciamo intatto questa, e il sovranismo è uno strumento per non discutere di questa cosa. E questa cosa la paghiamo soprattutto noi che siamo estremamente deboli, che siamo estremamente deboli. Ecco perché allora io dico, se noi abbiamo questa capacità di catapultare, cioè di rivoltare il discorso, noi non ci interessa nulla, noi vogliamo sapere perché in Italia ci deve essere quella cosa e perché noi veniamo tenuti in uno stato di essere consumatori soltanto di ciò che ci arriva da altre parti, compreso, mi si permette di dire, il reddito di cittadinanza, perché in quella maniera com'è non servirà a nulla, perché noi prendiamo quei soldi più miseri e non fanno altro che spendere e consumare cose che gli arrivano dal nord, senza poi che ci sia una prospettiva di sviluppo, di lavoro o di altre cose. Cioè noi dobbiamo riprendere quelle lotte che ci facevamo negli anni 70, altrimenti l'Italia meridionale ormai sarà abbandonata a se stessa. D'altronde la manifestazione, lo dicevo, di Torino in cui compariva l'effigie di Cavour, di Vittorio Emanuele II, di Pininfarina e di Marchionne, io non la capisco, cioè che significato è? Cioè voi fate, è esaltato il modello sabaudo, e il modello sabaudo che cosa significa? Che chi è ricco deve mantenere sempre la ricchezza in mano e chi è povero muore come uno sciancato, perché dopo che si finirà la caccia ai negri, voglio sapere che cosa si farà in Italia, ecco. Io questo voglio sapere. Dopo che diciamo che i negri ci toglievano il lavoro e fanno gli schiavi, perché questo è. A chi troviamo? Che altro nemico? Troviamo chi? Gli omosessuali, le prostitute, chi troviamo? Perché poi le cose non si toccano, non si tocca la 'ndrangheta, il potere della 'ndrangheta, non si tocca i 400 miliardi di evasione fiscale che c'è ogni anno, e poi se la prendono con Lucano che lì aveva istituito un sistema che metteva in crisi questo concetto, perché lì faceva un sistema perfetto di integrazione. In Veneto, nelle campagne venete, i braccianti o non li pagano secondo le regole che devono essere pagate, o logicamente, o tutti i posti dove si va sono, che fanno lavori bassi, sono tutti da gente extracomunitaria. Voglio vedere se quelli hanno contratti a norma, pulite e altro. Allora, di che cosa discutiamo? Vogliamo rivoltare il discorso? Allora, noi come scrittori, a mio avviso, o ci trasformiamo in coscienza viva di questa terra, militante, capace di dire alcune cose, o se no sì, scriviamo, vendiamo libri, ma che ci serve? È un violento scossone. Gli Ulivi richiamano, il melodramma deve andare in scena. Il copione richiama gli obblighi di discendenza, per non essere indegni agli occhi soprattutto della madre e dei fratelli. L'amore giovanile, che pure aveva per la sua compagna Giulia, non riesce ad influire sulle sue decisioni. Sebbene dica in una parte del libro, apro parentesi che poi la riaprirò in seguito, l'autore ha un modo di scrivere che io apprezzo moltissimo, perché tira fuori delle frasi, delle cose che non sono banali, consuete, ripetitive, ma sono sue. Tu sei l'amore di questa mia vita contaminata, dice alla donna che ama, che da veleni portati da acque stagnanti che hanno come sorgente l'inferno e come foce il nulla. Quindi paragona quest'area in cui si consumano queste situazioni come un'acqua stagnante, cioè senza dinamica, senza movimento, senza cambiamento, senza riscatto, che viene alimentata dall'inferno ed è come sorgente il nulla, il come foce il nulla, perché non va da nessuna parte, è una società che non è coraggio di cambiare, perché una delle tematiche esistenziali del libro è cambiare o continuare. Non è una domanda da poco, per cambiare ci vuole molto, per continuare forse meno. Quindi tu sei dentro di me, dice sempre della madre, e io mi nutro solo della tua esistenza, occorre tenerlo fuori da quella palude stagnante, quindi la vuole tenere fuori. Quindi dimentica quest'amore, il suo obbligo di discendenza lo chiama. E quindi a questo punto ritorna e occorre sceneggiare la vendetta, pur nella consapevolezza che questa avrebbe segnato il proprio destino in un'ulteriore vendetta di ritorsione, pur nella certezza che sarebbe andato incontro alla propria imminente soccombenza. Quindi la scelta esistenziale sceglie
tra virgolette, l'onore, sceglie di non diventare indegno agli occhi della madre e dei fratelli, sceglie di vendicare il padre. La vendetta si realizza con tutti i rituali, abito, cappuccio, non più 38, ma lupara, pallettone, come vuole la prassi, e questa vendetta segna il destino di Enzo. A questo punto l'autore poteva cavarsela concludendo il libro dicendo che il destino si è compiuto proprio sulla scalinata del rettorato di quell'università che avevo visto protagonista. Enzo cade sotto i colpi di una pistola. E l'autore è apprezzabile, come dicevo prima, in tutto il testo con espressioni di bell'effetto. Oltre a quelle menzionate, il cielo, un domatore di luce, si rincorrono nuvole nere che lasciano intravedere il cuore spento dell'universo. Interrompere la linea del sangue, ma nella sua testa si aprì una quaresima d'inferno. Quale anima malata avesse quella terra? L'ultima pagina che descrive l'assassino di Enzo è una bellissima pagina di letteratura per la forza espressiva e la capacità di coinvolgimento. Non ve la leggo, lo faremo eventualmente alla fine, perché bisogna lasciare un po' di suspense. Ritengo che l'opera degli Ulivi, più di ogni saggio, più di tante analisi politiche, senza indulgenze didascaliche, con il coinvolgimento concorra a stimolare un rinascimento umano, considerato che negli ultimi 25 anni abbiamo visto diminuire il livello etico e culturale con conseguenze pericolose. E quindi è questo il passaggio, è questo lo scopo del libro, è questa l'utilità dello scrivere, oltre che perpetuare, diciamo così, testimonianza di quello che si è verificato e delle situazioni in cui ci veniamo a trovare. Premesso questo, adesso è la volta della professoressa Rina Nicita. La professoressa Nicita si occupa dell'aspetto della critica letteraria e collabora con me in parecchie situazioni, e insieme a lei il professore Scialappa, la professoressa Rosa Marrapodi, Antonella Genova. Ho quattro critici letterari di tutto rispetto, guarda, mi mettono in imbarazzo a volte, perché quando facciamo il premio di poesia leggono delle analisi delle critiche letterarie che sono più belle delle poesie, che è sconvolgente anche per i poeti che le ascoltano. Prego, professoressa. Buonasera a tutti, ringrazio di essere qua. E ringrazio il professore Cotroné per l'impegno culturale volto a favore di questo paese. E un saluto particolare lo voglio fare alla mia amica Josie per l'opportunità dateci di conoscere personalmente l'autore Santo Giorgio, all'amica Tosca per la sua preziosa collaborazione, farà infatti alcune letture, allo stesso scrittore per l'omaggio reso a questa nostra Calabria così tanto disprezzata, vituperata, e di essa si parla solo quando ci sono dei fatti negativi. Dicevo omaggio perché con le opere il nostro scrittore è riuscito a togliere dall'isolamento culturale questa terra e ad elevarla su un piano letterario. Questa Calabria che noi tanto amiamo ha dato nei secoli cultura, a partire dal lontano Barlam, Leonzio Pilato, cito soltanto alcune, non tutti, Seminara, Campanella, Crupi, Abate, Criaco, Dara e Gangemi. Sono pochi questi nomi che, come diceva il professore Pasquino Crupi, l'hanno collocata ad una giusta dignità letteraria ed hanno contribuito a quella linea di continuità che va dalla lontana cultura greca e latina e arriva a quella di oggi. Oggi noi, grazie alle loro opere, possiamo riflettere sui tanti problemi della vita, ma soprattutto su un mondo abbandonato dalla storia ufficiale e relegato ad un respiro subalterno. Un mondo però ricco di fermenti e di messaggi positivi che noi dobbiamo sapere cogliere.
Io penso che è proprio grazie alla cultura che possiamo recuperare la nostra fierezza d'animo, la creatività narrativa, per rendere giustizia a questa nostra Calabria, con la consapevolezza di ciò che siamo stati e di ciò che riusciremo a costruire con la nostra libertà di pensiero. Dopo tanti romanzi storici di Santo Geoffrey, come già citati dal professore Quadroneri, come Artemisia Sanchez, di cui Rai ha fatto una fiction nel 2008 con le musiche di Lucio Dalla, e altre opere come Leonzio Pilato, Terra Rossa, Il Gran Capitano e Il Mistero della Madonna Nera, ecco l'opera degli Ulivi dal taglio sociale, che ci proietta negli anni di piombo del Sud, gli anni 70, con le sue lotte studentesche, il dominio dell''ndrangheta, la fine del latifondo, l'avanzare della mafia imprenditoriale. Sono anni questi in cui lo Stato rinforza i legami con i movimenti eversivi di destra, rendendosi complice del freno ad ogni cambiamento di giustizia sociale. Il romanzo, l'opera degli Ulivi, dallo stile curato, ricco di similitudini, dalla lingua accessibile e con alcune colorature dialettali, si fa leggere con avidità e curiosità. Le immagini infatti scorrono davanti ai nostri occhi come quelle di un quadro realista e le azioni sono proiettate in un paesaggio idilliaco, sia quando si è in città come Messina, sia quando si è in campagna come nella piazza. Un paesaggio che diventa metafora di un rifugio rasserenatore dei problemi della vita. Nulla sfugge all'occhio indagatore di Santo Geoffrey. Il suo sguardo coglie mille aspetti di quella realtà e ci consegna, con un'implicita distinzione manichea, tra ciò che va fatto e ciò che si deve evitare. Salta subito all'occhio un dualismo narrativo, atmosfere oppositive, da una parte tinte fosche, quando racconta di odi e di disprezzi mai sopiti, dall'altra tinte calde, quando traccia i sentimenti umani come l'amore, la solitudine, la paura. Le prime pagine del romanzo ci riportano a Messina, città che Santo Geoffrey chiama signora di una stirpe imperiale, un accecamento di luce. Ma quella mattina il cielo sembrava volesse trattenere la sua luce, quasi presagio di una storia che inizia bene, con la convinzione delle validità di idee del protagonista Enzo Capoferro, idee che avrebbero cambiato le sorti di questa terra, invasa da vermi e dai confidenti del potere. Storia che finirà nella più grande e tragica delusione, la faida. L'Università di Messina, con le sue attività illegali come la vendita degli esami a 500.000 lire, il controllo e la gestione della casa dello studente, è una miscela esplosiva di forze eversive. Ed Enzo si fa coinvolgere con la piena consapevolezza di volerla e di poterla cambiare. Le sue idee rivoluzionarie sarebbero bastate e senza cedimento alcuno a combattere tale strapotere e a riportare una vera giustizia collettiva. Egli aspira alla laurea in medicina, laurea che diventa salvezza, testimonianza del desiderio di una vita normale, un proseguire sulla via del progresso. Ma a questo è stato spinto dal padre, Giuseppe Capoferro, che vuole un figlio medico, non un comunista, che era diventato dopo essere stato a Roma e ricordando e sognando Tosca vi legge qualche pagina. Che padre quella notte tra le mura domestiche al ritorno da Roma dopo una lunga lontananza. Dormiva tranquillo e curava nel sonno i suoi pensieri di giustizia. Aveva iniziato la militanza studentesca. Quella notte Enzo si addormentò appagato, nonostante i timori della madre. Suo padre stranamente non gli aveva ancora rimproverato nulla, né il suo carattere sovversivo né i suoi capelli lunghi. Nessun biasimo, nessun monito.
Davvero strano quell'appagamento totale, quell'inusuale senso di pace. Solo i fratelli, in disparte, avevano commentato il suo strano aspetto tra sorrisi ironici e sfottò. E invece per la prima volta non accadde nulla. Nulla fino a quando fu notte e nell'aria iniziò a vibrare la furia del padre. Un porcione sulla pelle, un fischio di vento, la voce del padre gli scaricava addosso la sua cintola ripiegata ai 10 colpi di cuoio. Chiuse gli occhi, come potesse sentire meno dolore. «Non voglio comunisti in ta casa», urlava il padre. «Sono tutti infami e confidenti, sbirri!» Lo colpiva con rabbia ogni parola. Anche la madre venne colpita di striscio mentre cercava di riparare il figlio dalle frustate. «Smettila, Peppi, lascialo stare!» lo implorava. «Domani si taglia, capite, è vero figlio mio?» Fu suo padre a impedirgli di iscriversi all'università a Roma. «Tu ti iscrivi all'università in Messina, a medicina!» gli impose il padre, caduta a testa vuota. Enzo era andato a Roma, sì, a recuperare un anno di liceo e lì si era fatto coinvolgere da Autonomia Operaia, una cellula comunista di osservanza stalinista. Lì aveva provato l'esperienza di scontri di piazza con i fascisti. Aveva appreso le tecniche di resistenza alle cariche di polizia, ma soprattutto aveva conosciuto problematiche diverse da quelle della nostra terra, dove essere di sinistra aveva significato partorire l'epopea contadina che inneggiava la lotta contro i ricchi proprietari dei latifondi. Il giovane vive ora a Messina, alla Casa dello Studente, controllata dalla mafia che impone leggi e un mercato. Lotta con le versioni internazionali rappresentate dagli studenti greci che appoggiano la politica dei colonnelli. Conosce la massoneria che governa l'università ed alcuni esponenti della malavita che ne controllano la mensa. Ed è proprio dalla mensa che parte l'attività politica in città di Enzo, che con coinvolgente oratoria invita i compagni ad occupare l'opera universitaria dopo che un collega aveva trovato uno scarafaggio nel vassoio. Vedremmo noi una situazione iniziale alquanto grottesca, uno sparafaggio nel vassoio, ma è un inizio oggettivo e fattuale che richiama lo scrittore Emilio Gadda con il suo elemento satirico, il suo volere trovare una necessità che porterà all'azione. Enzo appartiene a quella generazione del 68, ed è la mia generazione. Grazie ad essa mi sono formata, vero Vincenzo? Ci siamo formati. E convinto che gli altri ideali di giustizia sociale di cui era nutrita avrebbero cambiato le sorti dell'Italia in genere e anche del Sud, facendolo uscire da quella mentalità inquietante generata dalla presenza dell'andrangheta. Enzo è originario della Piana, come molti colleghi, amici e compagni di partito, terra dove la nuova cultura rivoluzionaria si scontra con quella dei padri, che è stagnante. Padri che per un motivo o per l'altro vivono realtà sociali arretrate e dominate dal retaggio atavico della vergogna, dell'offesa subita da riscattare per trovare la pace dell'animo ed essere tra quelli che contano. La vergogna dell'oltraggio subito non nasce propriamente nella Piana né nel Sud, ha origini antiche, sembra uscita dall'Iliade, dall'Odissea, dalla tragedia greca, dei cui corifei sono ora le donne. Essa, unita all'ibris, alla tracotanza, insegna ad uccidere per dimostrare il proprio potere. Enzo è un brillante studente, è bello, innovativo, rivoluzionario, capace di essere un leader del movimento studentesco universitario, ma si lascia coinvolgere per maledizione o per imposte scelte in un sistema di violenze e di vendetta che non gli appartiene, che forza il suo animo e gli si infila nel petto come il veleno di una tarantola. La sua famiglia è colpita da un dolore rinnovato, la morte violenta del padre e poi la profanazione della tomba.
che un padre Giuseppe, un tempo aveva fatto parte di una consorteria di 'Ndrangheta. Aveva visto cadere prima il fratello, poi altri parenti, ma non era mai entrato in conflitto con altre famiglie malavitose. Anzi, aveva creato per i figli un'impresa agricola e li aveva indirizzati sulla via dell'onesto lavoro. Nell'acquisto del fondo Pardeo era stato favorito dal marchese del posto, suscitando la rabbia di Adamantea, sentimento che si sarebbe placato solo con la sua morte. Avevo consigliato mio padre di lasciare perdere il fondo Pardeo. Noi eravamo già pieni di ulivi e di uliveti, ma lui insisteva. Voleva il fondo dal marchese Clemente. Quel cornuto di Luigi Adamantea ci aveva chiesto un chiarimento. Lo sapeva che saremmo passati dall'affitto all'acquisto del fondo. Mio padre gli disse che il marchese allora Adamantea non glielo avrebbe mai venduto, pur essendo stati già affittuari del fondo. Il marchese era risentito con loro, i figli gli avevano tagliato decine di ulivi secolari per vendere la legna, ci credo io. Paolo spiegò che, tuttavia, il padre aveva concesso ai Adamantea un passaggio dal fondo per raggiungere agevolmente le loro proprietà. L'aveva fatto per stemperare gli animi, ma niente. I Adamantea volevano la gestione dell'intera proprietà del fondo Pardeo. Glielo avevo detto io, continuava a ripetere Paolo. Poi, nel silenzio assoluto, devono pagare, i capoferro brinderanno del loro sangue. Da qui in poi una serie di delitti che fanno della Calabria una terra non libera e nemmeno umana. Il sangue chiama sangue. Chi ha fatto mangiare terra dovrà mangiare terra anche lui. L'ampamità si lava con altra ampamità. Nella famiglia Capoferro, come nel sud in genere, la vendetta è una regola, è mito, è alla base di ogni comportamento culturale, ma non viene mai giustificata da Santo Gioffre, che si sforza di capire come essa possa albergare nell'anima dei personaggi e li possa avvelenare. Vendetta, che secondo lo studioso di tradizione popolare, il professor Lombardo Sapriani, voglio aggiungere è stato anche il mio professore, rientra nella strategia di difesa e attribuisce uno status alla famiglia colpita da morte violenta, oltre che a dare la pace nell'anima. Tutti esortano alla vendetta, anche le donne. Infatti, la nonna ricorda i particolari della catena di morte che ha segnato la sua famiglia e racconta gli episodi con odio e disprezzo. La madre Gianna, che con atteggiamenti e parole, come fosse una persona che conta, spinge i figli ad uccidere quei due cani lordi, altrimenti dimostrano di essere deboli, vigliacchi e impari. Debole, impavo, la madre gli fu sotto con un dito puntato al mento. Razza e miserabile, tuo padre ti crescio una vita di sacrifici mangiando pane e acqua. Ducani lordi ammazzaro come l'ultimo dei cornuti, e tu ti preoccupi da liva, puh, miserabile, a meriti solo sputato. Con quale faccia guarda gente se non te la paghi? Io non sogno, mamma, tu essere chi dica chi zoccola puttana. Non si uve più. Aida era un uomo rispettato e temuto, non domani spermettivo mi offendi. Aido e manca a voi. Ci aveva mangiato un figato se carbone mi toccava. I Adamantea sono bastardi. Fici buono che ne fichi un trasno in tuo fondo Pardeo. Vostro padre li cresce con niente, l'avessi una grande dignità. Disse la madre a denti stretti, controllando malamente il respiro e sfiatando rabbia dal ventre. La donna, senza dare altre emozioni, dichiarò con una spinta l'esclusione di Nicola dalla sua vita, dalla sua stessa maternità. Poi ne ebbe anche per gli altri. E voi, sbrigatevi, vendicate la vostro padre. Se non c'è di giustizia, miserabili siete e miserabili restati. I divini di questo paese
per chi da voi apre un cartone che vi passa la cognonia, sapendo che siete tre deboli sminchiati. Questa madre sembra la custode di antichi retaggi sentimentali e culturali, la garante dell'onore del maschio. Intona il richiamo alla vendetta, Gianna, il suo ringhio e legge. Tutti ascoltano e pensano al da farsi, Paolo, Nicola, i cugini, gli zii, mentre Enzo prova rabbia, si sdoppia il suo animo, egli vuole un mondo nuovo, non un antistato. Le sue ribelli passioni politiche sono lontane da quella mentalità di morte, ma il senso dell'onore vissuto dalla famiglia lo invischia in una lotta che sta di antistato. Neanche l'amore per Giulia, studentessa di lettere, lo salva, quell'amore che ossigena le ossa e offre un'oasi di felicità. Giulia che stenta a capire, ma intuisce la verità e non chiede nulla. A seconda Enzo, muta, servizievole, consapevole che tale sentimento non è un riscatto, ma verrà risucchiato dalle tragiche vicende. Non le rimane altro allora che regalare momenti di purezza in cui fare dissetare l'animo buio ed inquieto di Enzo, che non la vuole coinvolgere per lasciarla in quel mondo che è speranza del futuro. Ora in Amantea, dopo aver ucciso tre innocenti, si sono dati all'ampamità, alterò la voce a Enzo. Era la prima volta che Giulia sentiva Enzo usare quel linguaggio. Dove era finito il fecondo idealista, il brillante oratore che riempiva i cuori con la sua attività di militanza e proselitismo? Era un grande progetto il suo, che sfociava in un movimento rivoluzionario, sogni ormai svaniti, in quella piazza maledetta di Grimaldo del Sacro. I ragazzi girarono per le vie che tessono Messina fino all'ora di cena. Il ristorante era appartato e discreto. Si sedettero a un tavolo con ampia visibilità sull'ingresso per tenere tutto sotto controllo. Ordinarono del pesce, ma Giulia continuava a fare domande. Giulia, disse Enzo, perché vuoi che io ti renda complice di cose e di delitti che nel momento in cui si compiono hanno la forza di isolarti da tutto ciò che appare, ma che non esiste? Tu sei ormai l'amore di questa mia vita, non contaminata dai veleni portati da acque stagnanti che hanno come sorgente l'inferno e per foce il nulla. Tu sei la parte bella e pura, quella della mia rivoluzione tradita. Guardando i tuoi occhi vedo corde alle quali sono disperatamente aggrappato. In te vedo l'unica speranza di vita. Tu sei questo, amore mio. Occhio luminoso di un Dio salvifico. Tacque di colpo Enzo, chiuse gli occhi. Era consapevole di quello che aveva detto. Giulia allungò le mani e lo accarezzò. Per un attimo gli occhi della ragazza si inumidirono. Nei loro sguardi il linguaggio essenziale del loro amore. Non mi importa nulla ora, rispose Giulia. Tu sei dentro di me e io mi nutro della tua esistenza. La vendetta si è ormai impossessata del giovane, consapevole del fatto che essa genererà male in una catena infinita che verrà spezzata solo dalla morte. Vede i fratelli combattuti anch'essi, chiedersi cosa fare e poi scegliere il consiglio di Don Sebastiano, un personaggio di spicco minore nel paese, ma rispettato per la sua saggezza e che, con la parabola dell'ulivo, in tono obliquo, invita a muoversi e a parlare solo se le parole dette saranno più belle del silenzio. Era l'ulivo più bello e come un re primeggiava in mezzo a molti, tanto era curato dal padrone, tanto era produttivo. Ma la mosca olearia lo infestò e le sue chiome fluenti incominciarono a definirsi in substrati di fumaggine. Il padrone si trovò di fronte a un bivio. Usare gli ultimi ritrovati chimici per combattere la malattia senza alcuna certezza sulla salvezza
con il rischio inoltre di diffondere il morbo agli altri alberi, oppure intervenire celermente e con determinazione tagliando l'ulivo e bruciando tutto? Seppure a malincuore, il padrone non ebbe dubbi ed eliminò il problema alla radice. Queste parole dette e non dette orientano il fratello Nicola che, obtorto collo, si mette ormai in prima fila e fa prevalere la logica del sangue e della latitanza. Cadrà il fratello ed altri parenti, cadrà il giovane Enzo, spara la lupara che sostituisce la P38, mentre gli ulivi osservano muti e sembrano disprezzare gli uomini e il tempo con le loro eterne fronde grigie che tanto hanno visto. Fratelli che il padre aveva saputo tenere lontano dalla mala vita ed aveva educati al bene e all'onestà. Essi ora cadono di fronte alla nuova realtà, nella trappola della paura, dello sterminio, della solitudine. Nel sud, l'evoluzione del pensiero umano era ancora ferma a quella forma di antistato che era stata generata sin dal lontano 800 come risposta alla mancanza di risposte da parte dello Stato ai tanti nostri problemi. Nata da una giusta causa sociale, come ben affermavano gli studiosi Franchetti, l'onorevole Massara, Giustino Fortunato, essa si è trasformata nel tempo nel potere politico della famiglia dominante del momento, capace di ogni azione e anche di collusione con lo Stato pur di arricchirsi. Enzo, educato ad una vita diversa, viene spogliato di questa nuova identità e diventa come i fratelli, come gli altri. Emblematico è l'episodio in cui Nicola gli fa togliere l'estimo e lo costringe ad indossare una giacca alla maniera dei latitanti e gli mette in mano un fucile. Nicola diede a Enzo il suo fucile semiautomatico e aprì la porta con una delle chiavi che portava con sé. Grandi botti di rovere ricordavano anni passati, quando il padre produceva il vino, prima che la politica del governo, scoraggiandone la coltivazione, portasse agli espianti dei vigneti. Da una di queste botti Nicola estrasse un fucile a canne parallele calibro 12, perfettamente conservato. Lo diede a Enzo insieme a 8 cartucce caricate a pallettoni. Lasciato immediatamente il posto, si incamminarono fino al loro rifugio. Nicola si accorse solo allora di non avere un passamontagna per il fratello. Camminando tra uliveti e frutteti, notò una casa che lui conosceva come un luogo in uso a un contadino. Diede un calcio alla porta ed entrò. Sul muro, appesi a un chiodo, individuò gli indumenti di lavoro. Un maglione di lana fu funzionale al caso. Con un coltello tagliò una manica e levò con lo spago una delle due estremità. Poi, con le mani, allargò l'altra estremità e la infilò in testa al fratello. Pizzicò la maglia nel punto corrispondente agli occhi e alla bocca e, tirandola verso di sé, praticò dei buchi. La manica, trasformata in passamontagna, rese Enzo riconoscibile. Dopo un'ora arrivarono a un crocicchio di 5 strade sterrate. I due si sedettero su una pietra mentre il buio si trascinava dietro un vento gelido. Nicola, assalito da qualche preoccupazione, chiese a Enzo se fosse pronto e il ragazzo divenne serio. «Non ho alcun problema o remora ad ammazzare qualcuno se questo mi potrà dare il piacere della vendetta. Ti prego, non chiedermelo più», disse Enzo. E così il giovane Capoferro, che aveva impugnato la pistola per difendersi dagli studenti rivoluzionari, ora lo fa per uccidere. Aspetta con ansia di farlo, obbedisce ad altre regole e rientra nel rango che la famiglia ha deciso per lui e nel quale sembra trovarsi a proprio agio con la consapevolezza della sua prossima fine. Tutti i personaggi vengono scavati nel loro intimo da Santo Gioffre, sia quando essi amano, sia quando essi decidono, sia quando essi uccidono.
L'autore si trasforma in un indagatore dell'anno e lo fa non per giustificare le future azioni, ma per cogliere l'essenza dell'essere calabrese, con la sua cultura greca radicata nelle viscere e contro cui non potevano ancora nulla il nobile sentimento dell'amore, i nuovi e giusti propositi sociali. C'è biasimo per questo mondo da parte dell'autore. E nella profonda analisi psicologica dei rapporti umani noi non troviamo una giustificazione dei fatti violenti, che comunque sono sempre da condannare, come lo è pure lo stato assenteista allora come oggi. Basta ricordare le parole di Enzo alla domanda del camionista di Bolzano, che gli aveva dato un passaggio verso il pontile, sul perché in Calabria ci si ammazza ancora come i cani. Lo Stato non è un guaritore di queste terre, è solo un assistente al capezzale del moribondo. Dove era finito Enzo, il suo idealismo? Tutto era svanito, assorbito dallo spargimento del sangue e dal sottile piacere della vendetta. Nulla era servito a cambiare nulla. Concezione questa di antica memoria gattopardiana che potrebbe gettare tutti noi nello sconforto, ma la negatività delle azioni violente compiute e raccontate è già di per sé una condanna e uno stimolo alla rinascita civile. Condanna reclamata anche da Sciascia, che dipingeva il silenzio dell'omertà e definiva reazione e risposta perfettamente omertose come il simbolo del male. Tutto inevitabile in una società tragica e mutevole. Il modo di essere, di pensare, di agire, perché essa è soffocata dall'abitudine di chiudere gli occhi di fronte a quanto accade e dalla diffidenza verso la legge. È contro quella società stritolata dall'illegalità e contro questa di oggi, in cui le istituzioni si limitano a guardare il sud come un assistente al capezzale del moribondo, che si eleva la voce di Santo Gioffrè, voce che noi dobbiamo cogliere e che va contro quelli che il sociologo statunitense Edward Banfield chiama i dettami del familismo amorale. Questo è il compito della cultura e Santo Gioffrè adempie pienamente al suo compito civile, raffigurando un mondo, denunciando nella sua logica per consegnare un messaggio di alta civiltà per un futuro migliore per noi tutti. Grazie per la vostra attenzione. Avete ascoltato la splendida relazione della professoressa Nicita. Adesso, prima di dare la parola all'autore, eventualmente se qualcuno del pubblico vuole fare delle domande le farà dopo, perché vi voglio leggere quella parte di cui vi parlavo prima. Siamo nelle scalinate del rettorato, sta per giungere la fine, la vendetta si riflette su Enzo che viene ucciso. Sentite cosa scrive in questa splendida, per me è la migliore pagina del libro, perché se uno lo legge con attenzione si trova davanti alla sceneggiatura di un film, è già pronta, non c'è bisogno di scrivere altro perché per fare il film di questo libro. Potrebbe essere anche così. Enzo udì un sibilo e si sentì mortale, un avvertimento supremo, poi un rumore a raffica di mortaretti, una scarica di piombo alla schiena. Enzo riuscì a voltarsi. La pistola aveva già esploso 7 colpi. L'uomo non smetteva di affondargli la morte nella carne. Enzo lo vide mentre questo continuava a sparargli in corpo la colonia del male. Gli occhi di Enzo erano già invischiati in un campo nebuloso e quella sordità dei colpi diveniva per lui intollerabile. Era dentro un rimbombo rallentato mentre tutto stava precipitando. Il suo corpo si contrasse, vide intorno a un circolo di volti deformati dalla paura, chi nell'espressione di un urlo, chi nel tentativo di un riparo.
anche le pareti precipitavano oblique e appannate. I gradini delle scale si rovesciavano sopra di lui come violi slegati in una discesa agli inferi, senza possibilità di ritorno. Enzo avvertiva un distaccamento dal suo corpo andato. Rotolò giù nel suo sangue fino alla fine delle scale, fino alla fine, la sua. Il colpo finale fu quello alla testa, fu l'ultimo tremito. Enzo restò immobile sul pavimento, insanguinato dall'appartenenza compromessa dal suo cognome battezzato nella vendetta. La morte lo stava liberando dalla sua malvivenza, lo stava spingendo verso il tempo sospeso delle future occasioni. Pensò a Giulia e trattenne tutto l'amore nell'orbita degli occhi, poi, abbracciando la terra e l'indefinito, si spense nell'ultima opera degli Ulivi.